grande, se ne sta di troppo, quindi cerchiamo anche di trasmettervi poche cose, ma magari importanti. Io mi autopresento, sono Claudio Pierdomenico, sarò un diciamo, organizzatore responsabile, perché sentirmi chiamare direttore mi mette un po' di agitazione. Sono uno che collaborerà nel portare avanti questo progetto di cui poi vi parlerò, però chiaramente mi è d'obbligo presentarvi chi è seduto qui, che praticamente facciano il nucleo di questo progetto, e oltre a loro ci sono persone che già sono in mezzo a voi, che magari qualcuno altro manca. Allora, vi presento Manuelito, che è uno dei soci e artefici di questa, tra virgolette, fusione, il presidente Gianluca, che conoscete poi sicuramente tutti, il sindaco non è che debba presentare perché è il vostro sindaco, e Tonino, che chiaramente chiamo Tonino per quasi amicizia che ormai ci lega da qualche mese. La prima cosa che è giusto fare è dare il benvenuto e fare un saluto da parte di voi. Grazie. Buonasera a tutti, io partecipo veramente con entusiasmo, registro anche una forma di entusiasmo in mezzo a voi, e dicevo poc'anzi a Tonino della pazienza che forse ha avuto lui insieme a tutti gli altri di mettere insieme questi tasselli e riuscire a unificare le due squadre. Io sono stato sempre un fautore che l'unione fa la forza, e quindi anche questa volta sono convinto che si è raggiunto un obiettivo positivo per quanto riguarda la comunità di Castiglione. Il comune naturalmente è proprietario degli stabili, partecipa con la proprietà, ma abbiamo avuto anche un incontro, abbiamo anche delle ambizioni per quanto riguarda il prossimo anno, e quindi cercare di dare una revisionata a queste strutture, alcune obsolete, che naturalmente hanno bisogno di investimenti e di soldi. Dicevo anche, ma non con un tono critico assolutamente, so che Torino ha preso già qualche contatto, abbiamo anche un assessore allo sport che è Antonio Di Michele, con il quale dobbiamo anche rapportarci e insieme cercare sempre di raggiungere l'obiettivo che ci abbiamo prefissato. Come voi lavorate insieme, anche la politica ha bisogno di quella famosa catenella, cioè che collega tutti gli enti comunali e sovraccomunali, perché insieme la catenella funziona, ma separatamente non funziona. Allora, se abbiamo questo desiderio, che sono convinto che l'abbiamo, e anche io penso di aver maturato questa idea e quindi di voler raggiungere un obiettivo un po' più ambizioso, dobbiamo stare insieme, cercare di sbagliare poco, cercare di pensare alla comunità nella sua interezza. Lo sport è un'attività importante, qualcuno gli dà un ruolo marginale, a volte io stesso rileggo lo sport ai margini, nella mia vita non ho fatto sport. Oggi, leggendo alcune situazioni su internet, vedo che ancora oggi parecchi giovani, circa il 25-30%, non pratica sport. Molti giovani passano 3-4 ore al giorno sui computer e su altre situazioni che sicuramente portano all'isolamento. Lo sport invece è un anello di congiunzione tra quello che è la natura e quello che è l'uomo. Quindi è sicuramente un aspetto importante sia per il benessere fisico, ma sia anche per integrarsi con la società. Pertanto insieme, dico sempre insieme, lavoriamo per raggiungere questo obiettivo comune. Grazie per l'invito che mi è stato esteso, buon lavoro e auguro a tutti un'annata felice e ricca di emozioni positive. Grazie. All'intera comunità di questa vallata, io mi permetto di dire, ha delle grandi potenzialità, però come tutte le entità piccole, cioè parto dall'altra vallata, per finire anche giù nella zona di Erice, aveva almeno qualche anno fa la difficoltà di mettere insieme
un po' di testi. Cioè, effettivamente in una comunità più grande era facile avere interessi diversi. Quando si è capito che gli interessi non potevano essere che quelli di raggiungere la finalità di costituire un'entità sana, importante, con delle prospettive intelligenti, si è capito che era necessario confluire in queste due società un'unica società. Questo è stato fatto con difficoltà, devo dire, ma comunque si è raggiunto l'obiettivo, cioè la ex Vestina ha terminato di esistere ed è nata la società che viene rappresentata dal leone che mangia il pallone, che è dal Castiglione Battuto. Questa realtà continua ad avere uno zoccolo duro importante, fondamentale, che è legato a questo paese, nel senso che ci siamo incontrati prima con i ragazzi che costituiranno la squadra e la quasi totalità è fatta da ragazzi di Castiglione, comunque suffragati da quelli che sono ragazzi che noi vorremmo assolutamente essere di questa vallata, cioè vorremmo che l'espressione massima, calcisticamente parlando, sia legata a questa vallata. E vi dico, perché ne abbiamo parlato prima abbondantemente con i ragazzi, c'è una grossa volontà di fare in modo che questa realtà trovi attraverso il calcio l'opportunità di inserirsi in un panorama regionale che comincia ad essere importante, perché ci confronteremo con realtà importanti, realtà fatte non solo di calcio ma anche di realtà imprenditoriali, di realtà di popolazione, andremo a giocare con Montesilvano, San Salvo, Penne, cioè realtà che comunque hanno avuto negli anni un'esperienza calcistica più importante della nostra. Però la cosa non ci spaventa da un punto di vista, perché abbiamo la presunzione di dire che ci stiamo mettendo tutto quello che c'è possibile mettere. È chiaro che poi i risultati del campo saranno quelli che saranno, però comunque saremo certi di aver fatto tutto quello che era necessario per trovare le sinergie migliori per andare avanti. Non mi dimentico, anzi ne faccio un'assoluta priorità, per quella che è l'attività da cui noi partiamo, che è l'attività della scuola calcio, l'attività con cui molti ragazzi sono cresciuti, che chiaramente avranno avuto delle difficoltà anche loro, ma che comunque continuerà ad esistere, perché anche quella realtà deve essere il punto di partenza per quello che stiamo costruendo. È una realtà che ha bisogno di un grosso appoggio, ecco perché noi abbiamo avuto la presenza del sindaco e quindi dell'amministrazione. Ha bisogno del sostegno di questa popolazione, ha bisogno del sostegno dei genitori, con i quali spereremo prossimamente anche di avere dei rapporti un po' più diretti, con i quali ci sentiremo a breve per riorganizzare anche questo aspetto. Quello che andremo a fare è anche qualcosa di numericamente importante, nel senso che noi faremo delle attività che inizieranno il 21 di agosto ufficialmente, che avranno come finalità anche quelle di confrontarsi con realtà giovanili importanti. Io l'anno scorso ho avuto il piacere, anche perché faccio parte della realtà della federazione, di ricordare, e ricordare anche a voi che non sapete, che la scuola calcio della Vassino non è l'ultima arrivata, assolutamente, è stata annoverata tra le 16 migliori a livello regionale, che è un discorso che non è poco pubblico. Ne abbiamo parlato, ripeto, anche prima, e ne abbiamo tessuto le lodi di chi si è impegnato negli anni passati a portarla avanti. Questa presunzione chiaramente non deve finire qua, ma deve portare fondamentalmente anche al miglioramento di quello che è già stato fatto. E anche lì vi chiediamo un ulteriore sforzo, che non è soltanto, come uno può pensare, di natura economica, è anche un sostegno morale, cioè vedere gente che viene la domenica al campo a sostenere i colori di questa squadra è un segno tangibile della volontà di far parte di questo progetto. A questo progetto fanno parte 15 o 16 dirigenti ufficialmente, quindi si è stretta attorno a questa comunità anche un numero importante di persone che hanno dato la disponibilità a sacrificare il proprio tempo per condividere questa esperienza nuova. Quindi anche questo è un modo per rendersi conto di quanto ci stiamo investendo. E a proposito di investitura, non l'ho fatto prima perché era forse il momento sbagliato,
perché comunque lo avevamo di fronte, ma credo che un dato tangibile di questo impegno è rappresentato anche la presenza di Stefano, che comunque rappresenta non solo un'entità da calciatore, così come chiaramente lo abbiamo visto nella prima riunione, ma è quello che con tutti noi sta cercando di dare un po' di vigore a questo ambiente, cioè riscendendo in campo, dando la sua esperienza e dando la sua professionalità a chi onestamente adesso si mette in gioco con queste realtà importanti. Noi, vi dicevo, andremo incontro domenicalmente a 10 incontri tra sabato e domenica. Noi parteciperemo a un campionato regionale di promozione, parteciperemo a un campionato regionale juniores, parteciperemo a un campionato allievi, a 2 campionati di giovanissimi, ai campionati esordienti, a 3 campionati pulcini e ai campionati dei piccolini, dei cosiddetti piccoli amici. Cioè c'è un'investitura enorme in questa nuova realtà, che comunque sicuramente avrà delle difficoltà, non lo neghiamo, non ci spaventa, però ci fanno un attimino partire con i piedi per terra. Quindi non voglio ancora enfatizzare tutto quello che stiamo facendo e quello che andremo a fare. Quello a cui onestamente noi teniamo molto è che sappiate che da parte nostra c'è una grossa volontà di fare in modo che questa realtà riesca a dare la maggior visibilità possibile anche a livello mediatico, perché avremo la presenza di televisioni regionali, di testate giornalistiche che comunque andranno ad investire anche su questa realtà. Quindi quello che vi chiedo è un appoggio anche morale fondamentalmente per sostenere queste iniziative, perché capisco pure che quando si crea qualcosa di nuovo sembra che qualcosa debba per forza cambiare, e cambiare significa anche mettersi in discussione. Per cui questa presenza anche da parte vostra sarà anche a darci ancora una maggiore spinta per trovare l'occasione migliore di migliorarci. Quindi io vi saluto, ma non vi saluto a tempo indefinito, vi saluto molto cordialmente con la speranza di vedervi il più presto possibile in quel campo, a sostenerci, a darci una mano, a darci un contributo, anche a criticarci se ci dovesse essere la condizione. Però sappiate che tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo anche per il bene di questa comunità. Per cui vi ringrazio per il momento e se gentilmente avete anche il piacere, perché ce l'ho sempre anch'io, anche la possibilità di sentire Tonino, che è anche un riferimento per quanto ci riguarda. Grazie tante. Allora io sarò brevissimo perché ritengo che quello che più o meno la società doveva dire l'ha detto abbondantemente in altri settori. Innanzitutto ringraziamo il sindaco dell'amministrazione, non tanto per quello che eventualmente poi ci devono dare una mano nell'espletamento dei servizi del campo e tutte le cose che più o meno sono di carattere amministrativo, ma quanto per il fatto che dopo io sono di lunga mandata qua per il calcio e per Castiglione, anche se manco da una decina d'anni, forse 15, non c'è stata mai la possibilità di poter lavorare con gli stessi intenti, senza far prevalere quello che di solito succedeva, cioè chi faceva sport era contro, sempre. Siccome fare le altre cose probabilmente era più facile, allora fare lo sport si presupponeva che lo facessero le persone che forse non potevano dire, si presumeva un qualcosa di diverso in ambito amministrativo. Ripeto, mi fa piacere la cosa perché vedo che col tempo probabilmente abbiamo capito che la cultura del tempo libero, la cultura della socialità, la cultura del ragazzo è essenziale se vogliamo migliorare, non dico cambiare, ma sicuramente migliorare sia il tenore di vita delle famiglie in senso sociale e sia proprio di responsabilità positiva, perché se no dopo ci attorcigliamo sempre alle solite cose, no? Sappiamo le difficoltà dei genitori ad educare in un certo modo i ragazzi, non è che noi facendo calcio siamo più bravi di loro, però lo facciamo in un ambito diverso, dove in fondo a loro nella cultura sportiva probabilmente è più facile che quello di
carattere, di proprio di educazione all'interno delle famiglie. Voi sapete che io da sempre sono stato un fautore del fare insieme nella vallata calcio, essenzialmente, ma non calcio, sport, tempo libero, tutto quello che potesse risvegliare, lo dicevo prima al sindaco, risvegliare nel nostro paese un po' di socialità e cercare di vivere meglio, per cercare di confrontarsi con quella sana dialettica anche amministrativa che non porta niente di male se fatta alla luce del sole. Questa iniziativa è nata 3-4 mesi fa su invito di ex dirigente Vestina Castiglione. Io personalmente l'ho appoggiato molto volentieri perché è stata anche una richiesta fatta da mio figlio, che nel momento in cui ha finito di giocare a certi livelli ha detto: io mi vorrei dedicare allo sport al mio paese, tanto di guadagnato, partiamo da qualcosa di positivo. Ci siamo mossi abbastanza bene, abbiamo avuto dei grossi problemi per mettere un po' d'accordo tutte le varie cose. Adesso abbiamo problemi diversi, nel senso che, senza farla troppo complicata, noi stiamo improntando una società di calcio dilettantistica, ma di un certo livello, che vada fuori dagli schermi dei famosi rimborsi. Cioè, da noi chi gioca è un amico, si diverte, sta bene con noi, ma non prende rimborsi di nessun genere. Probabilmente non sarà facile, probabilmente ne abbiamo parlato lungamente, avremo anche noi dei grossi problemi, però non sentirete più che quello là, 35, quelle 6, quelle 7, sono le solite cose. Io vi posso garantire che su base serie, con l'apporto di tutti, sarà una cosettina che alla fine farà sicuramente quadrare il cerchio, sia a livello sportivo, sia a livello sociale e ancora di più, io dico, a livello di formativo per i ragazzi. Il discorso di poter fare in qualche modo di investire negli altri paesi, abbiamo cominciato pian piano, ci sono le sorti di Firenze, però non abbiamo fretta. Chiunque avrà la possibilità di vedere che tipo di lavoro intendiamo svolgere, trarrà le sue logiche conseguenze, senza voler fare né i maestri né i professori né nessuno. Una cosa ci tenevo a rimarcare, che noi, nel momento in cui abbiamo deciso di fare questa società, si parte e basta, cioè non abbiamo nessun tipo di remore, di paura, niente. Abbiamo solo pregato l'amministrazione e la persona del sindaco di fare in modo che nel proseguo del tempo ci si possa dotare di un impianto che sia un impianto, quanto per capirsi. Adesso con reciproci sacrifici facciamo in modo di tamponare, di impegnare questo campionato, ma nel futuro abbiamo necessità che Castiglione, che io reputo sia il centro di tutta la vallata, non è che la debba reputare io, ma una cosa sia geografica che anche a livello di vitalità. Io ricordo che forse 30 anni fa lo stesso discorso facevamo con la loro amministrazione che vedeva sindaco ingegner Sorgentone, e si diceva di fare lo stesso tipo di discorso, di sacrifici, di investimenti, probabilmente sarebbe stato più premiante di tante altre di quelle cose che sono andate a finire come tutti sappiamo. Quindi, per quello che mi riguarda, ripeto, massima. Cioè noi mettiamo la faccia su tutte le cose che faremo, e ne faremo tante, avremo la necessità e il supporto dell'opinione pubblica, a me sono concesso che possa interessare, però sicuramente, come diceva il direttore, non tanto per il fatto del contributo, dell'essere socio, che per quello conta, ma quello di avere la possibilità di essere in tanti, perché se si è in tanti i problemi divengono meno pesanti di quando si devono affrontare da soli. Io lo ringrazio, sicuramente ci daremo appuntamento a scaletta, a più situazioni che vi possono mettere al corrente di quello che faremo. Tenete presente che negli anni che furono facemmo pure qualche iniziativa per lo sport femminile e per qualche sport alternativo, non la toglie che pian piano si possa ragionare anche su quello. Però adesso l'importante è che ci focalizziamo su questa iniziativa che vede ragazzi
essenzialmente di Castiglione e zone limitrofe, potersi cimentare in un contesto che sicuramente è qualche cosa di serio per chi vuole vedere calcio, per chi si interessa di calcio. Io direi che abbiamo un po' detto tutto per quello che possono essere i programmi di futuro immediato. Per noi tanto, se il direttore vuole ancora qualcosa da... No, io... Oltre... Scusa, saluto il Presidente, contengo particolarmente tanti motivi. Quindi io per il momento ringrazio e demici una mano, come dicevi io qua, la polacca, no? Alla romana, un demici bene che probabilmente potrebbero andare meglio le cose. Grazie. Lascio veramente parlare, che sennò che non parla molto. Una cosa ci tengo a dire, che ho dimenticato, voi avete visto delle locandine in giro che prevedevano sostanzialmente come immagine principale l'idea che questa è un'assemblea pubblica. Un'assemblea pubblica perché è aperta a tutti, questa è una società che per statuto federale dà l'opportunità a chiunque volesse entrare a far parte di questa realtà. Siamo ben lieti di accogliere con questa famiglia. Chiaro che, voglio dire, comporta anche questo l'essere complici di questo progetto, che è un progetto impegnativo, per cui se volete stare con noi in qualsiasi modo troverete il sistema per farlo. Per il momento io personalmente vi ringrazio della vostra presenza e vi faccio salutare da Gianluca, che è molto molto faccio anche presente che stiamo anche allestendo la nuova sede operativa, che negli ex locali contraddistinti con Spina, che è esattamente un po' prima dell'azienda d'altra carne, per cui anche lì sarà un punto di riferimento per chi volesse venire a bussare e a trovare sicuramente la porta aperta. Se vi piace partecipare a questa nuova avventura, e niente. Allora, grazie a tutti, quel che ci è rimasto, lo vedete laggiù, ci vediamo, in bocca al lupo. Allora, giustamente mi fanno notare che è in stampa, e quindi la prima tessera ufficiale di questa società sarà all'onore del signore. Io ringrazio tutti, grazie. Gracias.